Promessa mantenuta, i canoni del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana calano del 20%. E quanto emerge dal bilancio di previsione dell'anno 2024 approvato dal Consiglio dei Delegati dell'ente consortile. Dopo l'aumento dello scorso anno, il primo dal 2013, determinato esclusivamente dai forti aumenti dei costi energetici, avevamo assicurato che i canoni sarebbero stati ridotti non appena le condizioni generali lo avessero consentito. Riferisce la Presidente del Consorzio Rosanna Clocchiatti, siamo stati di parola. Il comune di Campoformido conquista lo Smartphone D'Oro 2023, il premio che dal 2020 associazione EPA Social assegna alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi alla cittadinanza, piattaforme e strumenti web, social, chat e intelligenza artificiale. La giuria ha riconosciuto al Molino di Basaldella del comune di Campo Formino di essere una delle migliori pratiche di comunicazione pubblica digitale italiana. L'allestimento multimediale del centro visite Molino di Basaldella è stato premiato a pari merito nella categoria tematica Smartphone D'Oro 2023, sezione turismo, assieme al Parco archeologico del Colosseo e al Distretto del Novese. Dopo Pesaro fa tappa a Padova il road show FLA Plus organizzato da Federlegno Arredo per incontrare gli imprenditori del legno Arredo e presentare loro il progetto sulla sostenibilità sviluppato dalla fondazione, volto a supportarli con servizi e strumenti innovativi per mantenere la competitività dell'intero settore. L'appuntamento si è tenuto nella giornata odierna a Le Village by Catri Veneto, dove il presidente di Federlegno Arredo, Claudio Feltrin, insieme al direttore di Simbola, Domenico Sturabotti, hanno illustrato il percorso di sostenibilità intrapreso fino ad oggi e gli obiettivi a breve e lungo termine. La mattinata è stata l'occasione anche per spiegare nel dettaglio e nella operatività su quattro tematici i servizi integrati messi a disposizione degli associati all'interno della piattaforma digitale Fla Plus. Da novembre un nuovo nato in casa Friuli TV, Made in Carnia. Da una parte notizie, servizi, trasmissioni dedicate alla carnia, dall'altra un portale web con un e-commerce e un negozio online dove saranno esposti solo prodotti Made in Carnia. Per saperne di più, contatta i nostri riferimenti in sovraimpressione. Made in Carnia, un progetto, un e-shop, una garanzia